dipingeva il cielo sempre come primo atto della preparazione della tela o della tavola di legno, poi, parlando con se stesso nel suo codice indecifrabile, creava il dipinto, lo viveva come gesto estremo, come compimento di un'opera di immedesimazione, documentata anche nei filmati del 1960, quando i media cominciavano a interessarsi ad Antonio Ligabue dopo l'esposizione perorata da vari artisti alla Galleria La Barcaccia di Roma. Ligabue arriva sulle sponde del Po a Gualtieri, la cittadina della Bassa Reggiana, paese d'origine del patrigno, nel 1919, dopo l'espulsione dalla Svizzera, dove era nato il 18 dicembre del 1899. Quella nazione che non lo volle, giovane troppo problematico e disturbato per inserirsi nel tessuto sociale, diventa nei suoi ricordi pittorici un paese da fiaba, tra cieli sereni e scene bucoliche. A Gualtieri nel 1928 incontra l'intuito artistico di Renato Marino Mazzacurati, che ne capisce il potenziale, gli regala pennelli e colori. La pittura e la scultura da allora sono i mezzi che lo fanno convivere con un paese che non sempre lo accetta, ma per la maggior parte lo tollera. Io ero bambino, ero affascinato soprattutto dal personaggio, sa come sono i bambini curiosi, questo tipo strano, piccolo, ossuto, nervoso, parlava a scatti, introverso, molto chiuso, aveva un'adorazione per i bambini e per gli animali. Come spesso succedeva nei paesi del mondo piccolo di Guareschi, d'altronde la Brescello di Peppone e Don Camillo dista appena una decina di chilometri, un posto per dormire si trovava quasi sempre a Gualtieri e l'ospitalità di un fienile non veniva mai negata. Ora quel fienile è la Casa Museo Antonio Ligabue, che raccoglie fotografie, dipinti, sculture, molti dei suoi oggetti, ma soprattutto aneddoti e leggende cresciute attorno a quella figura eccentrica e incomprensibile per molti gualtieresi. Ligabue a Gualtieri era considerato un matto, il tedesco, il Toni, il matto, così. Il nonno gli vorrebbe dare delle coperte, delle lenzuole perché dormisse orizzontale, ma Ligabue continua a dormire in piedi. Nell'immaginario delle persone vedono tutti questi quadri che rappresentano gli animali, per cui dicono questo è talmente matto che pur di assomigliare ai cavalli dorme in piedi. Un fiorire di storie di paese che si intrecciano con la sua vita, della quale ognuno vuole raccontare un piccolo pezzo, il suo modo di vivere a contatto con la natura, da eremita, la sua fame d'affetto culminata nell'amore per Cesarina, che accettò di essergli amica ma non di sposarlo, la sua devozione per il mondo animale, il desiderio di proteggere ogni piccola forma di vita, le sue ire contro chi maltrattava tutti gli animali, i cavalli in modo particolare. Io mi ricordo una volta che eravamo andati al cinema a Roma con mio padre, a Guastalla, e nel film di Cowboy, insomma, un certo punto il cowboy prende un cavallo al laccio per il collo, il cavallo si imbizzarrisce, lui non voleva vedere soffrire gli animali. A un certo punto comincia a dare in escandescenza, si alza in piedi e comincia a urlare «Mole il cancer! Mole! Lascialo andare!» Così che hanno sospeso la proiezione, hanno acceso le luci, pensavano che fosse un malore. Amico Tony, non sei più fra i boschi a ruggire. I racconti, gli aneddoti si trasformano in leggende e spesso anche in musica, in ballate. Va pronta a ferire. Tra questi alberi, in questa golena del Po, Antonio Ligabue si nascondeva, si rifugiava quando il mondo gli sembrava troppo complicato, troppo nemico. Una sofferenza interiore che lo portò anche ad atti di autolesionismo, per il quale fu internato 3 volte in manicomio. Nei boschi, in golena, poteva incontrare i suoi amici animali, coi quali sentiva di condividere un'anima selvaggia, e a loro si rivolgeva in una lingua oscura. Un discorso intimo tra lui e la natura della quale si sentiva parte, un dialogo misterioso, animale tra gli animali. Imitare il loro verso gli dava una forza creativa che travalicava la comprensione dei suoi compaesani e spesso dei suoi contemporanei. Lui studiava anche dal vero, io me lo ricordo, fermo a guardare gli animali nei cortili dei contadini. Restava delle ore sotto il sole cocente a studiare. Quando dipingeva non aveva più bisogno di avere il soggetto davanti come facevamo noi a scuola, lui dipingeva, andava distinto.
Gli animali domestici, gli animali da cortile, sono ritratti con passione, con tratto potente, ma stupisce la forza di tigri, leoni e leopardi che poteva aver conosciuto solo nei libri o nei musei di storia naturale. Spaventose, spaventate creature, protagoniste di un universo fantastico e concreto di colori, un bestiario immaginario che comprende anche se stesso. Gli autoritratti del pittore hanno lo stesso sguardo, che ci fissa e insegue fin nell'intimo chiunque lo incroci. Esprimono un po' la sua sofferenza interiore che lui ha avuto per tutta la vita, la sua consapevolezza di essere un grande artista, ma appunto incompreso, era sempre se stesso che veniva fuori. Qualsiasi soggetto che lui faceva poteva essere anche bucolico, poteva essere o anche violento, ma c'era sempre dentro la sua forza e la sua rabbia, e questo viene fuori in tutte le sue tematiche. Tra le espressioni più alte della sua arte, le sculture, lotte di animali che egli viveva prima ancora di modellarle, raccoglieva l'argilla qui sulle rive del Po, tra le carraie della cava vicino a Gualtieri, nel bosco del Caldaren, ora riserva naturale. Aveva bisogno di possedere quell'argilla prima di poterla modellare. Ligabue masticava questa argilla, e come spiegava questa cosa mio zio? Gli diceva, masticandola la rendo più pastosa e tolgo le impurità. È una cosa per un certo verso mistica e per altri versi infantile. Il Po regala e il Po prende, lo sanno bene le popolazioni che vivono sulle sue rive. Il Po che porta la terra a Ligabue per poterla modellare, quindi per creare quest'arte, invade il paese nel 51, c'è l'alluvione, questa scultura si rovescia e viene rovinata, cioè il Po si riprende quello che ci aveva dato. L'interesse che la figura di Antonio Ligabue ha suscitato dopo l'uscita del film di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, con Elio Germano, premiato al Festival di Berlino, ci ha riportato alla memoria anche la sanguigna interpretazione di Flavio Bucci in un celebre sceneggiato televisivo del 1977 e ha decretato in parte il successo delle mostre che quest'anno l'Emilia Romagna ha dedicato al pittore a Palazzo Tarasconi di Parma, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara e quella nella sua Gualtieri, che ormai da alcuni anni gli offre un tributo e un riconoscimento attraverso la Fondazione Museo Antonio Ligabue. Questa è la sesta mostra che si tiene qui a Palazzo Bentivoglio, in piazza Gualtieri, una Gualtieri che ha ospitato Antonio Ligabue dal 1919 fino alla sua morte. A 55 anni dalla morte di Antonio Ligabue ancora non è stata trovata una vera definizione della sua arte. Lontana da ogni schema, da ogni codificazione, arcana creazione tra follia, istinto e unione con la natura. C'è una ricerca interiore come facevano allora i grandi maestri dell'espressionismo all'inizio del secolo in Germania. Lui diceva spesso: io sono un grande artista, la gente oggi non mi capisce, però vedrete un giorno la mia arte.